Le banche si comprano il credito? Ciao, io sono Fabio Vidotto, il fondatore di detrazionifacili.it e oggi ti risponderò a questa domanda. Molto spesso con i clienti, quando dobbiamo fare le valutazioni per accedere o meno al Superbonus 110, ci viene chiesto anche di valutare a chi andare a vendere il credito fiscale, in modo da ridurre al minimo quello che può essere l'investimento per fare effettivamente i lavori. Col Superbonus 110 abbiamo sicuramente una enorme opportunità e grazie al decreto rilancio hanno aggiunto anche la possibilità di cedere il credito fiscale anche alle banche. Attualmente sono moltissime le banche che acquistano il credito fiscale e oggi cercherò di spiegarti brevemente come funziona. Facciamo un esempio numerico. Devo fare un intervento che rientra nel Superbonus 110 di un importo pari a 100.000 euro. Il credito fiscale che vado a maturare grazie al Superbonus è appunto di 110.000 euro. Però questo credito io lo voglio vendere. Allora, come funziona? La banca sui 110.000 euro va ad acquistarti e quindi ti va a pagare questi 110.000 euro, 102.000, 103.000, 104.000. Ogni banca, diciamo, alle suoi requisiti, i suoi parametri. Questi 2, 3, 4 punti percentuali in più che ti vengono dati rispetto ai 100.000 euro effettivi di lavori, di costo dei lavori, li puoi utilizzare per andare a pagare quelli che sono i costi finanziari se decidi ad esempio di fare un finanziamento ponte. Perché una volta individuato l'istituto bancario con cui vuoi lavorare, che tendenzialmente può essere già un istituto sul quale tu hai un conto corrente, oppure se la tua banca di riferimento non lo fa, ti consiglio di rivolgerti alle banche più importanti a livello nazionale che acquistano i crediti. Quindi una volta che tu hai verificato che i lavori possono rientrare nel 110, si può andare a decidere se pagare tutti i lavori e poi cedere il credito alla banca, oppure richiedere un prestito ponte alla banca a cui andremo a cedere il credito, che mi aiuterà a finanziare i lavori fase per fase e poi andare a recuperare questo debito nei confronti della banca attraverso la cessione del credito. Ovviamente è una operazione complessa, ti consiglio di rivolgerti a un team di professionisti esperti e preparati come quello di detrazionifacili.it. Ti ricordo essere una rete di oltre 130 studi tecnici in 19 regioni d'Italia. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a iscriverti alla nostra newsletter detrazionifacili.it per rimanere sempre in contatto con noi. Ti saluto e ti auguro come sempre una buona detrazione facile. Ciao!